È la prima volta che una manifestazione è così complessa e varia, che unisce la cultura al divertimento, alla rievocazione, il turismo di classe, in poche parole, che è sempre più raro, riesce a entusiasmarmi. E questo festival credo che sia tra le manifestazioni culturali che sono ormai diffuse in poi tutta Italia, una delle migliori, perché veramente sono stati 5 giorni di full immersion in una cultura medievale che poteva accontentare tutti, perché era da una parte altamente qualificata per gli relatori, i personaggi, per l'altra parte per l'inaspettato, incredibile e clamoroso successo di pubblico. Quando parlava Cardini, il grande storico, non si sapeva, non c'era posto nemmeno in piedi. Opinione questa del giornalista Franco Baldo Chioccia, ampiamente diffusa in città come tra i turisti. Ma non solo convegnistica ha caratterizzato la seconda edizione del Festival del Medioevo, che ha promosso l'edizione autunnale del mercato medievale. Le associazioni dei quattro quartieri cittadini hanno impegnato figuranti e volontari sabato e domenica nonostante il maltempo. Pellame, ceramica, cibo, tutto a chilometro zero per ricreare le arti e i saperi del Medioevo egubino. Per la curiosità e la gioia dei turisti, richiamati anche dalle bandiere degli sbandieratori, annunciati da chiarini e tamburi, e dalle scenette pensate per far calare l'avventore nell'epoca storica. Siamo comunque soddisfatti della riuscita anche di questa edizione, nonostante la giornata di sabato sia stata in qualche modo sfavorita dal maltempo. Comunque in questa seconda giornata, appunto, il sole ha permesso anche a molti egubini, nonché ai turisti, di partecipare ed abbiamo riscontrato successo, curiosità nell'utilizzo della moneta, il quattrino, l'egubino e il ducato per l'acquisto dei prodotti offerti dai vari banchi che vendono prodotti a chilometro zero e dall'osteria. Quindi un'esperienza che sicuramente torneremo a ripetere anche nelle prossime edizioni e nel prossimo anno. Vengo dalla provincia di Roma. È già la seconda volta che siamo qui, siamo stati anche lo scorso anno e abbiamo trovato molto interesse in questa iniziativa culturale, anche come intrattenimento mi sembra organizzata benissimo. Il corteo storico organizzato dalla società Balestrieri ha animato le vie del centro, come il chiostro di San Pietro. E Piazza Grande è stata il luogo dove poter toccare con mano l'arte della balestra antica all'italiana. Turisti e curiosi hanno infatti potuto provare l'arma, esperienza pensata anche per i bambini all'interno del mercato di San Pietro. Giochi medievali senza frontiere e laboratori su favole templari, le altre occasioni offerte per il pubblico più giovane. Grande afflusso anche sotto gli arconi per ammirare il lavoro dei miniatori e calligrafi. A Palazzo Ducale la mostra dedicata agli abiti medievali, dai Montefeltro ai Della Rovere, dell'artista costumista gualdese Daniele Gelsi. L'universo di Tolkien invece in biblioteca, dove era possibile anche visionare film, sceneggiati e documentari storici a cura di Rai Storia. Insomma, una formula vincente per contenuti ed organizzazione, già invidiata, come testimonia una degli ospiti dell'associazione Gemellaggi, direttamente da Huntington Oltremanica. Sono molto contenta di essere a Gubbio in occasione del Festival del Medioevo. Penso che anche ad Huntington sarebbe interessante promuovere questo festival, magari esportando il cibo egubino e gli abiti medievali.